Allora, sulle indagini fatte prima del ritrovamento della bomba, voi avete fatto un accertamento di documenti, perché? Ci siamo preoccupati di un aspetto importante, che la legge 177 del 2012 prevede che nei cantieri dove sono previsti degli scavi ci sia prima la ricerca di eventuali ordigni bellici e poi eventualmente la successiva bonifica. Per cui, siccome questo ordigno è stato ritrovato a una profondità, diciamo, non grande, abbiamo pensato con il nostro gruppo politico di chiedere di fare accertamenti se l'azienda, la ditta preposta a fare i lavori, avesse fatto questo tipo di accertamento. Abbiamo fatto l'istanza ad ASET, ci sono arrivati i documenti, dai documenti abbiamo verificato che loro avrebbero tentato di fare questo accertamento facendo dei carottaggi nella breccia e nella atto si evince che quei carottaggi gli si chiudevano chiaramente nella breccia e quindi non hanno potuto effettuare eventuali accertamenti approfonditi. Ma ora voi avete su questo aspetto interessato anche la Procura della Repubblica? Io ho ritenuto opportuno dire alla Procura: guardate, noi abbiamo chiesto gli atti per fare questo tipo di accertamento. Io adesso gli atti li invierò alla Procura, perché non sta a me, io non sto accusando nessuno, per cui starà alla Procura a leggersi gli atti. Se la Procura riterrà opportuno che ci sono elementi dove loro debbano comunque in qualche modo intervenire, perché comunque è stato messo a serio pericolo Fano, e lo faranno, diversamente archiveranno la situazione.